Buonasera, siamo alla nostra ultima conversazione sul collezionismo della ceramica, un'iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio, che in collegamento con le iniziative espositive dell'anno Raffaellesco ha inteso riflettere su questo specifico argomento. È un viaggio che abbiamo fatto nel collezionismo umbro in particolare attraverso i musei pubblici e privati della nostra regione, quindi siamo partiti da Deruta, da Perugia, dalla collezione della Fondazione, Torgiano e dei musei del vino e dell'olio e ancora Gubbio e Gualdo Tadino con i musei civici. Un percorso direi estremamente ricco ed interessante che ci ha portato anche a riflettere sulla natura del collezionismo, sulla sua utilità. Quindi questo ultimo appuntamento riguarda le origini stesse del collezionismo della ceramica. Riguardano solo collateralmente l'Umbria in particolare, ma come dire, ci troviamo proprio alle origini del collezionismo della ceramica attraverso due specifiche situazioni: quella della collezione di Alfonso Donnini, un aristocratico di Toscania, che raccolse per il suo gabinetto delle curiosità alla metà del Seicento un buon numero anche di ceramiche storiate, che poi furono donate insieme alle altre antichità al Museo Kircheriano. E ancora l'altro caso di 2 secoli più tardo, della collezione del marchese Gianpietro Campana, una collezione importantissima che è andata poi a popolare tutti i più importanti musei del mondo, anche questa ricca di maioliche rinascimentali, come anche di antichità greco-romane. Prima ancora di presentare i relatori, però vorrei brevemente con il professor Mancini, che è direttore del Museo della Pinacoteca di Deruta e che ci ha accompagnato in tutto questo percorso di ricerca, di riflessione, di conversazione, una sua riflessione proprio sul rapporto fra collezionismo e grandi musei. E quindi lo prego di intervenire ringraziandolo. Grazie, professor Cocchi. Sono lieto di partecipare a questa conversazione, a questo incontro e prendendo spunto da quanto lei ha detto un attimo fa a proposito del rapporto fra collezionismo privato e grandi musei prevalentemente dello Stato. Vorrei proprio approfondire per un attimo la questione relativa alla collezione del marchese Gianpietro Campana. Di questa collezione ha già diffusamente parlato il dottor Nadalini, che ha affrontato la questione soprattutto da un punto di vista della sua connotazione archeologica. Il marchese Campana è noto per aver messo insieme una prodigiosa collezione. Era veramente animato il marchese Campana da una sorta di bulimia collezionistica che lo portò a mettere insieme nella prima metà dell'Ottocento e fino al mi sembra 1858, momento in cui si verificò quel rovescio finanziario che lo costrinse ad alienare questo suo incredibile patrimonio. Beh, la collezione del Marchese Campana era costituita, lo diceva già il professor Cocchi, da molti pezzi di archeologia, ma anche da ceramiche, oggetti di vario tipo e di varia natura e soprattutto da una collezione di primitivi italiani che è, direi, una delle parti più significative, più interessanti e più innovative del collezionismo del Marchese Campana. Oggi, se noi vogliamo andare a ritrovare
i segmenti costitutivi della collezione, dobbiamo visitare molti musei, dall'Ermitage di San Pietroburgo al Louvre, alla National Gallery, al Victoria and Albert, ma soprattutto per quanto riguarda la ceramica di età compresa fra il 400 e il 500, dobbiamo fare riferimento, oltre che al Louvre, al Museo di Cluny, al Museo di Rouen, al Victoria and Albert Museum di Londra e al Museo di Calais. Nel complesso 641 pezzi censiti puntualmente da Jean Giacomotti e che costituiscono un patrimonio eccezionale, fra cui dobbiamo annoverare dei pezzi significativi anche di ceramica derutese. Ma vorrei ancora spendere qualche parola relativamente alla collezione di primitivi che approdò in Francia per iniziativa di Napoleone III, che acquistò questa raccolta in blocco e che poi fu destinata in larghissima parte al Musée du Petit Palais di Avignone. Io ho visto più volte questa collezione, rimanendo sorpreso per la qualità dei pezzi, ma soprattutto per la originalità del collezionismo del Marchese Campana, che in tempi, per così dire, non sospetti, mise insieme una quantità di maestri anche anonimi che in qualche misura davano conto della vivacità artistica delle scuole regionali, particolarmente dell'Italia centrale, tra XIV e XV secolo. Ci sono opere famosissime come quelle di Botticelli, di Bartolomeo della Gatta, di Francesco Di Giorgio Martini, di Carlo Crivelli, di Vittore Carpaccio, ma ci sono anche tante opere di maestri anonimi. Il maestro del 1310, il maestro di Santa Maria dei Servi, il maestro di Santa Verbiana e così via. Potremmo continuare a lungo, basta sfogliare il catalogo pubblicato da Michel Laclotte e Elisabeth Mongetti per avere un'idea della preziosità di questa raccolta, che molto per tempo inizia a mettere insieme opere dei cosiddetti primitivi italiani, cosa non del tutto scontata nella prima metà dell'Ottocento. Prima Lionello Venturi e poi Giovanni Previtali hanno scritto pagine indimenticabili sul gusto dei primitivi, e il marchese Gianpietro Fontana si pone tra gli illuminati iniziatori di questo tipo di collezionismo, che fino alla prima metà dell'Ottocento non aveva trovato dignità di collocazione, se così possiamo dire. Bene, grazie professore per la chiarificazione, per l'illustre argomentazione dedotta come un'argomentazione circa le sorti della collezione del Marchese Campana. Questo mi dà agio per poter anche aprire un'ulteriore riflessione, che non è questo il momento ovviamente per fare, ma per poter rinviare ad altri appuntamenti, sul valore economico e sociale del collezionismo e ovviamente dei musei, nel senso quello che oggi troviamo nei musei in gran parte è stato originato da collezionisti. Il movimento sia economico sia sociale, soprattutto culturale, che c'è attorno ad un museo, ad un'esposizione, ad una collezione, come in questo caso abbiamo visto per la collezione Campana,
è di un impatto economico, di solito è un po' inconsueto vederlo da questo punto di vista, ma ha un impatto economico, un impatto sociale, oltre che culturale, di notevole rilevanza. Insomma. Ora credo che questo possa essere forse un valore aggiunto alle nostre conferenze, nel senso avere anche uno sguardo verso la storia delle collezioni per comprendere cosa oggi offre la produzione museale e culturale, ci consente insomma, di capire meglio di quanta importanza, di quanto oggi per esempio soffra questi aspetti con le chiusure costrette dall'attuale situazione della pandemia, insomma, quanto stiamo perdendo in investimenti in questo senso, ovviamente per colpa di nessuno. Insomma. Bene, prima di passare alla presentazione dei nostri relatori odierni, chiederei ancora al professor Federico Mancini quali sono le sue considerazioni sulle conferenze fatte e soprattutto cosa traiamo da questa esperienza dalle nostre conversazioni e conferenze e se c'è e se vede una prospettiva futura in questo senso. Ma certamente sì, una prospettiva in questo senso non solo è fattibile, ma anche auspicabile. Le conferenze e le conversazioni che ci hanno visto protagonisti sono state tenute da illustri collezionisti soprattutto della ceramica che hanno offerto il loro qualificato contributo ad una discussione che potrà in seguito certamente continuare. Questo sistema dei webinar ci dà la possibilità di dialogare a distanza ma con una certa frequenza. Rammarico per la distanza ma facilitazione per quanto riguarda il rapporto tra di noi che ci consente di essere frequentemente collegati. I contributi portati dai singoli relatori sono stati di un interesse straordinario, anche perché ognuno di noi ha portato il proprio contributo e le proprie conoscenze alla vivacità e alla intensità del dibattito. Io non vorrei ulteriormente entrare in questioni che già sono state, sia pure di sfuggita, trattate. Voglio però per un attimo tornare al collezionismo non tanto della ceramica che è stato abbondantemente trattato e da esperti di chiaro valore, ma vorrei per un attimo aprire una parentesi sul collezionismo pittorico che anche a Deruta conta una importantissima raccolta d'arte. Mi riferisco alla collezione Pascoli, della quale sempre abbastanza poco si parla, perché gli argomenti che riguardano il centro derutese sono sostanzialmente catalizzati da un interesse marcatamente spiccato verso la storia della ceramica. Eppure a Deruta c'è una collezione importantissima che è quella di Lione Pascoli e che al pari della collezione di Gian Pietro Campana, di cui abbiamo parlato un attimo fa, si orienta verso la raccolta di prodotti artistici apparentemente minori, ma collezionati con grande cura
e anche con grande attenzione selettiva dall'abate Lione Pascoli, uno scrittore d'arte del Settecento sul quale molto ovviamente si potrebbe dire. Ma questo potrebbe essere oggetto di una un'ulteriore conversazione tra esperti che potrebbe andare ad allargare il campo delle nostre argomentazioni tramite webinar. Grazie, grazie professor Mancini, e grazie per lo spunto e l'ulteriore riflessione, anzi la proposta di lavoro futura. Passerei adesso ai nostri relatori odierni. La conversazione di oggi è dedicata da una parte alla collezione di Alfonso Donnini, ne parleremo con Luca Pesante è archeologo, è un conosciuto ceramologo, autore di moltissime pubblicazioni, in particolare si è dedicato alla collezione o ha incrociato la collezione di Alfonso Donnini in una recente mostra che ha aperto anche le celebrazioni raffaellesche a Roma, con la catalogazione e la ricostruzione storica finora inedita della collezione Donnini, oggi da tempo delle collezioni del Museo Vaticano, e in particolare sono i piatti del Papa, così si intitolava la mostra che ha illustrato e che ha fatto riscoprire questa quarantina di maioliche storiate del primo Cinquecento. Il secondo argomento è la vicenda del Marchese Campana, ne parleremo con Giampaolo Nadalini, restauratore di antichità, collaboratore dei più importanti musei del mondo e cavaliere per le arti e le lettere della Repubblica Francese. Li ringraziamo entrambi per la loro disponibilità, per la ricchezza delle loro argomentazioni e relazioni, e insieme a loro ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che ci ha consentito di condurre le nostre conversazioni, e tutti i collaboratori, dalla direttrice, dottoressa Cristina De Angelis, alla dottoressa Laudani, che ci ha assistito in questo percorso di grande interesse. E con questo saluto anche tutti i nostri ascoltatori e spettatori. Ringrazio la Fondazione per questa opportunità di presentare una storia che io credo abbastanza affascinante, che riguarda un gruppo di maioliche conservate nei Musei Vaticani. E, una storia pressoché ignota fino all'ottobre scorso, quando nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo è stata inaugurata una mostra che ha avuto oggetto appunto i 34 piatti istoriati, i cosiddetti piatti di Castel Gandolfo. E la mostra, a mio parere, ha avuto un significato particolare per due motivi: perché ha inaugurato le mostre per la prima volta, le mostre nel Palazzo Apostolico della residenza estiva di Castel Gandolfo, e anche perché è stato il primo evento della celebrazione del cinquecentenario della morte del grande Raffaello. Grazie appunto all'intuizione della direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, è stato possibile approfondire questa storia, questa piccola collezione contenuta all'interno del Dipartimento delle Arti Decorative appunto dei musei stessi. E è stato possibile approfondirla e seguire la loro storia collezionistica dal 1651 fino ad oggi. E figurano tra i protagonisti di questa vicenda collezionistica, si può dire, i maggiori eruditi, mercanti d'arte e politici, in alcuni casi coinvolti nelle più aspre controversie politiche post-unitarie. E i piatti di Castel Gandolfo entrano nel cuore del dibattito sulla definizione dei poteri tra Stato e Chiesa nel dicembre del 1879, quando figurano come oggetto di un'accesa interrogazione parlamentare
dopo che il ministro dell'interno Agostino De Pretis prese ad indagare sulla loro illecita compravendita. Al contempo la vicenda contribuì a scuotere la posizione di alcuni esponenti della Curia Romana, determinando in seguito le dimissioni del cardinale segretario di Stato Lorenzo Nina nell'ottobre dell'anno successivo, del 1880. In sostanza la questione che vide Papa Leone XIII coinvolto in prima persona ruota attorno alle leggi delle guarentigie, unilateralmente emanate dall'Italia il 13 maggio del 1871, e mediante la quale il governo intese regolare i rapporti con la Santa Sede dopo l'occupazione di Roma. Ma di fatto queste leggi posero le basi dei rapporti tra regno e papato per quasi 60 anni, fino al concordato dei patti lateranensi firmati nel febbraio del 29 dal capo del governo Mussolini e il segretario di Stato Pietro Gasparri. Fino a quest'ultima data, infatti, il pontefice poteva disporre dei beni di Roma e di Castel Gandolfo, pur non godendone la legittima proprietà. E inoltre, sullo sfondo della vicenda di questi piatti, è ancora vivo il clamore della vendita e la dispersione all'estero della collezione campana alienata pochi anni prima da Pio IX. Come dicevo, nonostante l'ampissima visibilità sui giornali italiani ed esteri dell'epoca, la vicenda in breve tempo passa in secondo piano, fino a divenire pressoché ignota la storiografia più recente. Nonostante tra le maioliche del gruppo di Castel Gandolfo, come vedremo meglio dopo, si annoverano veri e propri capisaldi della storia ceramica italiana del Cinquecento, come ad esempio un'opera, un piatto del celebre servizio Urbinate per il Vescovo Nordi e un grande, straordinario piatto di Nicola d'Urbino con una scena tratta dal Cortegiano di Baldassarre Castiglione. E, per alcuni secoli era idea comune che piatti storiati di questo tipo fossero di mano di Raffaello d'Urbino o della sua scuola. E appunto, nei primi anni del Cinquecento, nella prima metà del Cinquecento, gli stessi piatti prendevano posto sulla tavola della mensa, già nella prima metà del secolo successivo iniziarono ad essere incorniciati ed appesi alle pareti, e in tal modo furono sistemati nel palazzo di Castel Gandolfo nel 1743. Nel modernissimo e raffinato progetto voluto da Papa Benedetto XIV, in una stanza accanto alla cappella privata dell'appartamento papale, dopo che Pierleone Ghezzi fu incaricato di ritoccare con pittura le nudità che comparivano sui piatti e che poco si confacevano ad una residenza papale. Pierleone Ghezzi, cioè il celeberrimo artista che per quasi tutta la prima metà del Settecento fu pittore della Camera Apostolica e dal 1743 anche soprintendente della fabbrica dei mosaici della Basilica di San Pietro, e che proprio in questi anni, nel 42-43, fu incaricato appunto con alcuni induratori, altri maestri, di sistemare la galleriola, cosiddetta, detta anche la Galleria delle Dame Cinesi, che era accanto alla stanza dove erano stati destinati i piatti di Castel Gandolfo con le loro cornici. Proprio, a mio parere, proprio la Galleria delle Dame Cinesi e in generale il progetto voluto da Papa Benedetto e affidato a questi grandi artisti mostra la modernità del gusto del pontefice, che in qualche modo
è anche innovatore di originali e sorprendenti soluzioni esotiche. E appunto la destinazione delle maioliche rientra in questo ampio progetto, realizzato anche grazie alla collaborazione di Pierleone Ghezzi. Sui piatti, ritoccati in pittura, che ancora oggi è possibile osservare, ritoccati da Pierleone sulle nudità, in effetti si celebra il corpo umano nelle sue tensioni più varie, e infatti per tutta la maiolica della prima metà del Cinquecento e oltre sarà pertanto Ovidio e le sue metamorfosi sarà la fonte principale di ispirazione dei temi illustrati, ovvero con corpi contorti, trasformati in infinite variazioni, che giocano il loro ruolo in un instabile mondo umano e divino. E i contemporanei vedono nella maiolica di quest'epoca, nella maiolica della prima metà del Cinquecento, vedono un segno di modernità. Questa, a mio parere, è la chiave per comprendere il valore estetico, il gusto per la maiolica di questi anni. E i termini che ricorrono nelle fonti antiche sono la grazia, la meraviglia, la rarità e la vaghezza, appunto, per usare le parole dei contemporanei. Infatti non c'è raccolta museale d'arte di qualche rilievo formata nei secoli XVII e XVIII che non contenga una collezione di maioliche istoriate, per appunto. E questo dimostra quanto il gusto continui nel corso dei secoli. Si tratta, come dicevo prima, di oggetti innanzitutto utilizzati per l'uso sulla tavola della mensa, fattore centrale per la comprensione di questa diffusione, dell'ampissima diffusione della maiolica, è un costo infinitamente più accessibile rispetto al vasellame d'argento. Il paragone con l'argento è ricorrente celebri personaggi dei contemporanei quando parlano di maiolica. Ad esempio Sisto IV e Lorenzo de' Medici, parlando di un dono ricevuto di maioliche marchigiane, dicono sono più care come se fossero d'argento, le considero di più come se fossero d'argento. E la stessa cosa in un passo del Sannazaro, in verità a proposito della porcellana. In realtà questo retorico riferimento all'argento, a mio parere, è un altro segno di modernità, un altro segno centrale di una transizione verso una nuova epoca. Molto probabilmente dietro questo riferimento c'è una lettera di Seneca a Lucilio, dove si afferma che, cito, se grande è colui che si serve di vasellame di ceramica come fosse d'argento, non meno grande chi sa utilizzare vasellame d'argento come fosse di ceramica. Ecco, quasi certamente appunto sia Lorenzo de' Medici che Papa Sisto sicuramente avevano in mente la letteratura antica, che proprio in quegli anni trionfa in ogni oggetto della cultura materiale rinascimentale. Dunque, questa sensibilità nuova non può più fare a meno della modernità di Raffaello, Giulio Romano, Ovidio, Tito Livio, l'Orlando Furioso e anche Cortegiano, come vedremo dopo, e perfino durante l'intimità del convivio di un papa, compendiata su piatti di terra istoriati, così loro chiamavano le maioliche, piatti di terra, tutto questo si rifletteva anche in una mensa apparecchiata di un giorno qualsiasi. Nel
1680 muore padre Kircher, il grande gesuita, creatore appunto del museo del Collegio Romano. Due anni prima era stato redatto un catalogo del museo e nel catalogo del museo troviamo 39 vasa fictilia di diverse grandezze con storie profane, dipinti con storie profane e scene poetiche. In un secondo catalogo del 1714 troviamo un ulteriore riferimento a tali piatti, che stavolta scendono al numero di 38. 38 vasi di un palmo, alcuni di due palmi, con diverse scene tratte dalla poesia delle Metamorfosi e di Ovidio e dalle scene anche della storia di Roma. E negli anni intorno al dei primi anni del Settecento, ovvero quando il Museo Kircheriano subisce una dispersione notevole, in questi anni scompaiono dal Collegio Romano anche le 38 maioliche, che però subito dopo ritroviamo all'interno della collezione del cardinale Gaspare di Carpegna. Siamo nel 1714, il primo catalogo della collezione di questo grande cardinale viene appunto realizzato all'indomani della morte, della sua morte, e troviamo per la prima volta, dopo il passaggio del Museo Kircheriano, troviamo i 38 piatti. 38 piatti appesi alle pareti con cornici dorate, della scuola di Raffaele, così vengono citati, con diversi soggetti, con scene di poesia profana e alcuni con scene tratte dal Vecchio e dal Nuovo Testamento. Dunque, i piatti della collezione di Carpegna, su diretto interessamento del pontefice Benedetto XIV, che aveva espresso, cito, particolare gradimento che il museo lasciato dal fu cardinale Gasparo di Carpegna restasse perpetuamente custodito nella nostra Biblioteca Vaticana, e subito viene trasferito l'anno successivo, dunque l'anno successivo al chirografo, dunque siamo nel 1742, per interessamento dell'erede del cardinale, ovvero il conte Francesco Maria di Carpegna, viene trasferito nelle collezioni della Biblioteca Vaticana. È una collezione straordinaria di vetri paleocristiani, quadri e anche incluse le nostre maioliche. E all'indomani del trasferimento della collezione Carpegna in biblioteca, subito Papa Benedetto XIV chiede allo stesso Pierleone Vezzi di selezionare piatti di maiolica dipinta con le cornici, stampe, disegni e quadri, per l'iniziale destinazione era il Coffee House, un restyling, diremo oggi, del Coffee House del Quirinale. In realtà dovettero restare lì per pochissimo tempo, se subito dopo, il 20 marzo del 1743, ritroviamo il Ghezzi con l'indoratore Giacomo Marini incaricati di ripulire 82 quadri dell'eredità Carpegna e il gruppo delle 34 maioliche da destinare a Castel Gandolfo. E infatti, subito dopo, i 34 piatti sono appesi alle pareti nella piccola stanza tra la galleriola delle dame cinesi e la cappella privata del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. E lì restarono i piatti fino a quando non esplode un vero e proprio scandalo planetario, che deflagra nel novembre del 1879. Quando i giornali locali parlano di un'Europa piegata dall'ondata di freddo più intensa degli ultimi 300 anni, mentre a Parigi si registrano oltre 20 gradi sotto zero, la Senna appare coperta da una coltre di ghiaccio,
Una piccola nota sulla Gazzetta Piemontese recita: vendita d'oggetti d'arte, Parigi, nostro telegramma particolare. Due punti. Leone XIII ha autorizzato la vendita di oggetti d'arte di gran valore, già appartenenti a Pio IX. Sono in questi comprese le magnifiche terraglie di Urbino che sono a Castel Gandolfo. Questi oggetti d'arte saranno in gran parte comperati dai musei francesi. Questo, appunto, siamo nel novembre del 79, è l'inizio di uno scandalo che appunto verrà citato da quotidiani di ogni tipo, italiani ed esteri, e soprattutto solo verrà anche la questione verrà anche dibattuta all'interno delle istituzioni parlamentari italiane con interrogazione parlamentare e in cui viene interpellato appunto il ministro Guardasigilli. E, per riassumere la questione, potremmo dire che il cardinale Lorenzo Nina di fatto viene coinvolto in una contesa interna alla Curia Romana anche esterna, ovvero le contrapposizioni tra all'indomani dell'Unità d'Italia, le contrapposizioni tra la stessa Curia e i vari politici che erano appunto contrari al potere temporale del Papa, si raggiunge dei livelli di particolare tensione. Un certo Sabatucci, così si legge nei giornali dell'epoca, un certo Sabatucci, già impiegato dei telegrafi e addetto a Castel Gandolfo, quando il Papa si recava a villeggiare, avrebbe detto a Sua Santità di vendere una collezione di 33 piatti artistici colà esistenti, osservando che questa collezione non aveva un gran valore e che i piatti sarebbero finiti uno alla volta, non si sa come. Di fatto, il Sabatucci vende ad un antiquario romano con bottega in Piazza di Spagna i 33 piatti. L'antiquario rivende dopo poco tempo i piatti ad una cifra quasi doppia, quasi 40.000 lire. Vende la collezione, il gruppo, al Duca della Verdura, un grande collezionista siciliano, e si dice che il Duca avrebbe poi avuto l'intenzione di rivendere il tutto al Louvre, al grande museo francese. In realtà in quegli anni la vendita dell'impiegato di Castel Gandolfo aveva creato un grande clamore. Celebri collezionisti, mercanti d'arte erano a Roma in quei giorni e sappiamo con certezza che videro i piatti e tentarono anche l'acquisto, tra i quali ovviamente Castellani. Ogni compravendita d'arte passava attraverso il suo vaglio, di fatto, il celebre collezionista Fortnum, la cui collezione è la base di un nucleo importantissimo dell'attuale Ashmolean Museum di Oxford, Gavet di Parigi, Joseph di Londra e un altro collezionista francese, De Tauziat, che probabilmente operava per conto del Louvre. Vengono sequestrati i piatti a casa del Duca della Verdura e subito dopo riacquistati dal Marchese di Baviera per conto del Papa. Nel frattempo, lo scandalo aveva scosso la posizione del cardinale Nina, che fu costretto a dimettersi. Due fatti, si dice, nelle cronache dell'epoca scossero la posizione del cardinale. Una questione sul ruolo del clero nell'insegnamento in Belgio, e cito un altro fatto che non aveva in sé alcuna importanza e fu non di meno occasione di uno scatenamento di ire inaudite. E ovvero appunto la vendita dei noti piatti di Castel Gandolfo. Per Roma questa vicenda ha un'eco straordinaria. Si diffondono vignette satiriche, c'è una davvero interessante sul
foglio satirico, il Don Pirloncino, sul 10 dicembre, sul numero del 10 dicembre 1879, c'è una vignetta con il cardinale Nina dietro un banchetto che è intento a mostrare dei piatti dei probabili acquirenti, mentre sullo sfondo vediamo in un'altra stanza Papa Leone. E addirittura un sonetto di un poeta romanista di quegli anni, Filippo Chiappini, un sonetto datato al 18 dicembre 1879, con una feroce ironia stigmatizza la vendita dei piatti, un sonetto intitolato «Li piatti der Castel Gandolfo». Dunque, si è parlato della cifra. I piatti furono venduti, si dice, con ricevuto autografo del cardinale Lorenzo Nina per 22.000 lire. Era una cifra altissima, basti pensare che poco prima dell'Unità d'Italia, qualche decennio prima dunque di questa vendita, il Sogno del Cavaliere di Raffaello fu venduto per 26.000 lire. I prezzi delle maioliche in quegli anni avevano raggiunto delle cifre davvero, davvero alte. Continuavano oltretutto a moltiplicarsi vertiginosamente. Grazie alle vendite di grandi raccolte, veri e propri eventi internazionali in grado di influenzare, oltre i prezzi, anche il gusto e l'orientamento del collezionismo. Ad esempio le vendite Castellani, Fontaine, Gavet, Pardini, Soulages. Per quanto riguarda la loro vicenda collezionistica, i piatti hanno oggi, il gruppo dei piatti di Castel Gandolfo chiude in sé una storia molteplice, estremamente interessante. Dal punto di vista ceramologico, mostrerò nel dettaglio un solo piatto, che è il piatto forse più bello, che è un piatto di Nicola d'Urbino, il più grande maestro dell'istoriato urbinate della prima metà del Cinquecento. È un piatto che rappresenta una scena del Cortegiano di Baldassarre Castiglione. E probabilmente realizzato prima dell'edizione dell'opera, la prima edizione del 1528. È un'opera di una modernità straordinaria, dove dall'architettura raffigurata, secondo i canoni più aggiornati, fino appunto alla rappresentazione di un'opera appena uscita o forse nota a pochi, che ruotavano attorno all'ambiente del Castiglione, fa di queste maioliche un segno davvero, come dicevo all'inizio, di modernità, di raffinata modernità. Un cordiale benvenuto a tutti voi. Un cordiale ringraziamento agli organizzatori di questo ciclo di conferenze sul tema delle virtù del collezionismo. Un ringraziamento tutto particolare per il professor Cocchi e la dottoressa De Angelis della Fondazione Cari Perugia. Oggi vi parlerò di un collezionista italiano del XIX secolo, molto più conosciuto qui in Francia che non in Italia. Si tratta del marchese Gianpietro Campana. Gianpietro Campana discende da una famiglia di nobili abruzzesi che si sono installati nella capitale pontificia da alcuni decenni, per non dire alcuni secoli, e come gran parte dei notabili della Roma di quest'epoca è educato all'interno del liceo, del collegio dei Nazareni e eredita abbastanza rapidamente da parte della famiglia non solamente della direzione del Monte di Pietà, dove vedremo in seguito che agirà, ma è eredita anche di una piccola collezione e della passione per l'archeologia. A partire dal 1929
quando ha appena poco più di 20 anni, e si trova quindi all'interno di questo Pio Istituto che era stato creato per alleviare i bisogni dei poveri, quindi tramite piccoli pegni, e nel 1932 diventa il direttore di questo Pio Istituto e ci resterà per alcuni decenni. E introdurrà delle misure, dei cambiamenti estremamente importanti, ciò che gli varranno nel 1846, all'apice della sua carriera, una visita del Papa Pio IX al momento in cui andrà ad insediarsi alla Basilica di San Giovanni al Laterano, farà una tappa nella sua villa vicina alla Basilica, dove visiterà il museo da poco creato dal Marchese. Nel 1851 Campana si sposa con una nobildonna inglese di religione cattolica, con la quale rimarrà legato tutta la vita e grazie alla quale potrà avere anche dei rapporti molto più stretti con il Regno Unito. Sempre in questo periodo, quindi il momento in cui siamo all'apice, dicevo, introduce dei cambiamenti nella gestione del Monte di Pietà. In particolare sarà permesso di depositare pegni molto più importanti, pegni in opere d'arte, e il banco potrà addirittura poter fare delle speculazioni, piccole speculazioni e gestire anche dei prestiti. Nell'ambito anche di questi prestiti potremo evocare già da ora i prestiti che lui si consentirà abbastanza rapidamente e che provocheranno il suo arresto un po' più tardi. Perché in effetti, approfittando della sua posizione e senza avere le autorizzazioni necessarie per poterlo fare, si accorderà dei prestiti molto importanti per poter acquisire gran parte delle sue collezioni e dando impegno sempre alle stesse collezioni per ottenere altro denaro per l'acquisto di altri insiemi importanti di oggetti d'arte. Queste malversazioni, bisogna pur dire chiamarle per quello che sono, provocheranno nel 1857 una verifica della cassa del Monte di Pietà, dove si troveranno, invece che denaro nella cassaforte, si troveranno solamente biglietti con i quali Campana ammetteva di essersi prestato delle somme abbastanza molto ingenti, non abbastanza importanti, e con le quali aveva quindi potuto acquisire buona parte del suo museo. Quindi nel 1858, dopo l'arresto, ci sarà l'istruzione del processo e la condanna a 20 anni di prigione per peculato, e da questa situazione potrà solamente tirarsi fuori grazie all'aiuto di Napoleone III, che vedremo interverrà, ma soprattutto grazie alla cessione del suo museo allo Stato della Chiesa in cambio del debito che aveva lui nei confronti del Pio Istituto. E arriviamo così al 1859, data alla quale la sua pena sarà mutata in esilio, e a partire da questo momento lo troveremo nelle varie capitali europee, dove cercherà di vendere il poco che gli era rimasto, ma soprattutto cercherà di trovare elementi per la scrittura di un libro che la Marchesa Campana cercava da tempo di realizzare sulla dinastia degli Stuart, la dinastia inglese. E nel 1870, quando Roma diventerà capitale d'Italia, ritornerà a Roma e a partire da questo momento cercherà di recuperare il surplus della somma che lui doveva allo Stato della Chiesa e che la Stato della Chiesa aveva potuto recuperare dalla vendita del museo.
Passiamo ora, se volete, alla questione del collezionismo messo in pratica dal Marchese Campana e dalle collezioni che sono state da lui riunite nel suo grande museo. E per illustrare un po' il discorso, ho estratto dalla mia biblioteca alcuni libri, due libri storici scritti e pubblicati dalla Campana stesso, e altri libri che vi permetteranno, se volete un po' approfondire la questione, di vedere un po' la tematica del collezionismo Campana. È stato trattato già da due mostre, una nel 2006 che gli è stata dedicata a Frascati. Vi direte perché Frascati, ma Frascati è stato un luogo che il Marchese ha frequentato e una città nella quale aveva fatto degli acquisti immobiliari e dove voleva probabilmente installarsi se non fosse stato arrestato. L'altro grande catalogo che vi presento è semplicemente il catalogo della mostra del Louvre del 2018, dove sono trattati un po' tutti gli aspetti personali del Campana e della collezione, chiaramente. Sia all'una che all'altra delle due mostre io ho partecipato nel comitato scientifico, quindi conosco abbastanza bene le questioni che sono trattate in questi due libri, che vi consiglio chiaramente di utilizzare se volete approfondire la questione. Torniamo quindi alla questione delle collezioni e al tipo di collezioni che il Marchese Campana ha cercato di mettere insieme, riunire. E per fare questo vi presento il primo volume pubblicato dallo stesso Campana. Bisogna tirare l'attenzione sul fatto che è uno dei pochi, una delle poche pubblicazioni realizzate dallo stesso Campana, perché, come vedremo, aveva tendenza a tenere le informazioni un po' per lui e a pubblicare il meno possibile. Questo volume è il primo che realizza, siamo nel 1843, ma parla di uno scavo che lui stesso aveva condotto nel 1838 attorno alle porte di Roma, precisamente fra la Porta Latina e la Porta San Sebastiano. Quindi si tratta di due sepolcri, come dice il frontespizio, due sepolcri che sono stati studiati e pubblicati dal Campana stesso c'è una parte molto erudita e c'è una parte illustrata con delle tavole che rendono conto dunque di questo scavo, che è stato probabilmente il primo che sia stato condotto da lui stesso. Negli stessi anni, siamo nel 38, sì, abbiamo un'idea di come fosse costituita la collezione del Marchese Campana, che ancora non era Marchese. Comunque abbiamo un'idea, perché l'amministrazione pontificia aveva richiesto e realizzato un primo inventario degli oggetti che facevano parte della collezione Campana. Siamo nel 1838 e ci rendiamo conto che le collezioni erano piuttosto modeste. Si trattava dunque soprattutto di una lista di terrecotte etrusche e di una seconda lista che comprendeva gioielli e monete in oro, probabilmente che erano giunte al Campana tramite l'eredità da suo padre e da suo nonno, perché loro stesso avevano già cominciato a collezionare. Quindi questo vi dà un'idea di come fosse composto il museo già agli inizi degli anni 40. Sempre in concomitante con questo scavo, concomitante o di poco posteriore, bisogna segnalare lo scavo di un'altra vigna, la vigna Codini, sempre attorno alle porte di Roma,
che aveva dato luogo a delle scoperte abbastanza importanti che saranno dunque anche queste pubblicate e gli oggetti entreranno quindi nel museo. Ma la cosa che più mi tiene a presentarvi è questo volume, che è un volume del 1842 e che vi darà, intitolato Antiche opere in plastica, pubblicato dunque nel 1942 dal Campana, e che vi dà un'idea del tipo di oggetti che aveva cominciato a collezionare in quegli anni. Si tratta, come potete vedere, di lastre in terracotta, rilievi in terracotta d'epoca romana, per la maggior parte epoca augustea, che il Campana aveva cominciato a riunire e era stato uno dei primi a interessarsi a questo tipo di oggetti. Questi sono dunque gli oggetti per i quali si può tracciare un'origine. Per la maggior parte degli oggetti delle collezioni Campana bisogna dire che noi non disponiamo di documenti che ci permettano di dire da dove provengono, se fossero derivassero da degli scavi, come gli oggetti archeologici, o se provenissero invece dal mercato antiquario, come è molto probabile, ma di questo mercato antiquario noi sappiamo veramente poco, perché, come vi ho già detto, Campana non teneva un inventario, non teneva una lista degli acquisti, non ci sono elementi per poter dire con certezza da dove provenissero gli oggetti riuniti man mano in questo museo che prendeva con gli anni, che prendeva forma e che necessitava di spazio sempre più importanti, al punto che a partire da abbastanza presto, quindi già dagli anni 40-46, bisogna dire che la villa di cui vi ho parlato, l'appartamento del Monte di Pietà, dove lui aveva e dove esponeva le terrecotte etrusche e romane, dunque in più di questi luoghi, l'appartamento e la villa, bisogna attirare l'attenzione su altri luoghi. Sono un magazzino, un grande magazzino nel quale riuniva le statue in via Margutta. Bisogna prendere in considerazione il Palazzo Campana, perché a partire dal 1851, dopo il suo matrimonio con Emery Rowells, si installa appunto in questo palazzo che dà da una parte sulla via del Babuino, dall'altra parte sul corso, e qui sappiamo che erano riuniti gli oggetti diciamo più recenti, più moderni della collezione, voglio dire le pitture dei primitivi italiani, probabilmente le maioliche, altre collezioni un po' più strane come le collezioni cinesi e giapponesi, quindi un luogo in più per le mostre, per presentare dunque il suo vasto museo. E non dimentichiamo nemmeno una galleria di vasi che aveva affittato sempre sulla via del Corso, dove erano esposti molti dei vasi attici che erano presenti nel suo museo. Arriviamo così a una massa di oggetti estremamente importante, quindi presentati in vari luoghi della città di Roma, e bisogna dire che fino al 1858 non ci sono indicazioni di provenienze, di prezzi, quindi noi non sappiamo assolutamente nulla. Solamente a partire dal 1858, vale a dire quando Campana si trovava già in prigione, visto che era stato arrestato nel 1957, al momento in cui si preparava il processo e lo si interrogava sull'origine delle sue collezioni, qualcuno, probabilmente qualcuno informato molto bene della questione, redige un catalogo completo di tutti
tutti gli oggetti presenti nel Museo Campana. Ed questo catalogo si presenta così, non lo sfoglio perché non ha un grande interesse, è un catalogo, quindi ci sono tutti gli oggetti che sono stati visti e classificati dunque nel museo, che è diviso in 12 classi, come si diceva all'epoca, quindi 12 sezioni che cercherò adesso di riassumere. Sono 12 classi, la prima è la più importante, quella costituita dai vasi greci di origine corinzia, attica, italiota, quindi questo è un insieme estremamente importante, probabilmente per la maggior parte di origine di Cervetere, quindi sono i vasi che sono stati probabilmente trovati dallo stesso Campana. Nella serie o nella classe 2 erano riuniti i bronzi, sempre i bronzi antichi, molto meno numerosa. Nella classe 3 i gioielli e le monete antiche, per i quali vi ho detto c'era già una lista nel 1838. Con la classe numero 4 si presentano gli oggetti in terracotta e anche le lastre campana. Con la quinta sono i vetri antichi, quindi i vetri soprattutto d'epoca romana, così come sono d'epoca romana le pitture della classe numero 6. Segue la classe numero 7 con le sculture antiche, e qui siamo con oggetti molto più numerosi, e si arriva poi in seguito alle classi d'epoca più recente, come si diceva all'epoca, pittura moderna, la classe 8 e 9, dove erano riuniti i primitivi italiani e le pitture del 6-700. A partire dal 1858 il Museo Campana è un museo in vendita, una vendita che non sarà facile da realizzare, perché trovare un acquirente disposto a sborsare 1 milione di scudi romani, l'equivalente di 5 milioni di franchi oro dell'epoca, non era molto facile. Comunque le ricerche si fanno e anche se durano alcuni anni, si arriva così al 1861, un acquirente potenziale è stato trovato in Russia e un emissario dello zar arriva a Roma per acquisire una parte della classe prima, quella la più importante, quella che era composta, come vi ho detto, dai vasi greci. All'interno di questa classe i russi scelgono una sezione di vasi italioti, che quindi prende la direzione dell'Ermitage di San Pietroburgo, e così si trova ancora tuttora esposta in questo grande museo. Qualche settimana dopo sono due emissari francesi che arrivano, sono inviati da Napoleone III per acquisire tutto il museo, perché non vogliono che ci siano oggetti che i musei pontifici possano riservare alle loro collezioni. Quindi si negozia per qualche mese, si discute del prezzo, si discute appunto dell'insieme di quali oggetti dovranno essere compresi nel museo, nell'insieme, e si arriva così a un accordo e a un contratto e a un prezzo, quindi il prezzo di 4.800.000 franchi oro. Durante i mesi che separano l'acquisto e la spedizione, gli emissari fanno la conoscenza del restauratore in titolo del Museo Campana, un certo Enrico Pennelli,
una personalità che mi ha sempre molto affascinato, che mi ha sempre interessato e che io ho studiato particolarmente, ho cercato di ricostruire la sua attività, ho scoperto molti documenti in archivio che ci hanno permesso di già di situarlo cronologicamente. Possiamo dire che era un restauratore entrato molto giovane al servizio del Campana, la sua famiglia proveniva dall'Umbria, da Foligno, ed era specializzato nel restauro dei vasi attici. Nella mia carriera trentennale presso il Museo del Louvre, io ho avuto occasione di studiare questi interventi di restauro, di restaurarli e alcune volte anche di riprenderli, di restaurarli, quindi è un personaggio che mi affascina, che mi ha affascinato e che mi interessa tuttora, quindi diciamo che lo conosco abbastanza bene. Questo personaggio, visto che era entrato a servizio del Campana molto presto, conosceva molto bene la collezione, molto bene il museo, e quindi i francesi che sono venuti per acquisire il museo decidono di farlo venire a Parigi per accompagnare non solamente le collezioni, ma perché venisse anche a preparare gli oggetti che dovevano essere esposti a Parigi una volta raggiunta la capitale francese. Quindi in autunno le casse sono pronte, sono trasportate via Tevere fino a Civitavecchia, da qui vanno a Marsiglia in nave e da Marsiglia a Parigi in treno, dove raggiungeranno la capitale francese, siamo agli inizi, alla fine del 61. E la presentazione del futuro museo Campana, che prenderà il nome a Parigi di Museo Napoleone III, è prevista in una struttura che è una struttura molto grande, una struttura molto importante, che è una struttura effimera che era rimasta dall'esposizione universale del 1855, il Palazzo dell'Industria. Qui si preparano le sale, si preparano le vetrine e il museo apre nel 1862, il 1° maggio, e subito grande successo di pubblico, ma anche accompagnato da numerosissime polemiche sui giornali, nelle riviste specializzate, perché si trova il Museo Campana un po' troppo restaurato, perché ci sono troppi esemplari in triplo, doppio esemplare, ci sono troppi doppioni, come si diceva. E quindi queste polemiche durano e si arriva così abbastanza rapidamente alla chiusura del Museo Napoleone III il 1° ottobre del 1862, malgrado questo successo, e per mettere fine a queste polemiche l'imperatore decide di far confluire il Museo Campana nei musei francesi. Qui nascerà un'altra polemica, a sapere come si farà la ripartizione, come saranno distribuiti gli oggetti. È chiaro che il Louvre avrà il beneficio principale, sarà quello che va ad assorbire la maggior parte degli oggetti, quindi i più importanti. Nel frattempo saranno realizzate delle nuove sale, compresa la galleria dei vasi attici, che si chiama la Galleria Campana, ancora adesso. E due commissioni saranno nominate per scegliere gli oggetti da distribuire nel resto dei musei francesi. Non mi resta che a ringraziarvi per la vostra cortese attenzione, sperando di aver almeno suscitato la vostra curiosità per questo avventuroso collezionista del XIX secolo.